creatura. Michael, corre voce che tu stia cercando una nuova gemora. Michael, te lo dico da pace, da pace che ti ama, da pace che ti ha levato, da pace che tanto ti ha dato. Michael, se vuoi un mio consiglio spassionato, ci sarebbe un luogo che c'è in già città. Io ti consiglierei di cercare la nuova gemora a San Fermo. Michael, te lo dico spassionatamente, proprio anche per ciò che potrebbe essere il bene della tua famiglia nuova, di tua moglie, donna Tiziana, e la piccola Nunziatella. Michael, tu devi pensare al bene della tua nuova famiglia, ma anche al bene della tua famiglia originaria, al bene anche mio, Michael. Michael, pensa che a San Fermo potrei trovare la dimora ideale, anche per i contatti, contatti politici, lavorativi. Sai, Michael, anche i carabinieri nostri amici, la polizia pure, nostra amica. È importante, Michael, è molto importante, Kitto. Sai, Michael, ci sono cose di cui un padre non dovrebbe mai parlare a suo figlio. Michael, vecchiozzo mio, vecchiotto, tu sai benissimo che a San Fermo, in questa località, tu puoi essere rispettato appieno. Abbiamo conoscenze, contatti, soprattutto dalle forze dell'ordine. Certo, non tutti a volte ci rispettano come dovrebbero. Ed è per questo che, insomma, a volte dobbiamo anche fare uso di certi aspetti che non sono forse più consoni alla tranquillità della nostra famiglia. Sai, figlio, sono un po' come questo orologio. Sai che mi ricorda questo orologio? Questo orologio mi ricorda quello di Cammine Pizzeriggio e il panettiere. Sai, quello che sta giù alla 37esima Avenue di Wall Street. Questo orologio era suo. Ti lascio immaginare come stia adesso coi piedi a mollo nel cemento. Ah, mi spiace, era un bravo picciotto, bravo. Il rispetto è la cosa più importante, Michael. Michael, picciotto, l'offerta di San Fermo prendila come un consiglio mio spassionato, ma Michael, San Fermo è un'offerta che non si può rifiutare. Pensa alla tua famiglia, Michael, donna Tiziana, la piccola Nunziatella. È importante, Michael. È un'offerta generosa da parte di un padre. Ci siamo capiti, Michael? Michael, piccirito, vieni a casa che ti stringo le guancette. Vieni a casa.